i pugni in tasca, ma soprattutto sul ring, sabato sera al Palazzetto dello Sport di Borgo a Mozzano per la bella riunione organizzata e voluta dalla Box Giuliano. In primo piano l'incontro professionisti tra Marvin De Mollari e il picchiatore nicaragüense Reinaldo Caina. Avversario tutt'altro che comodo per il peso leggero lucchese. Si andrà sulla distanza delle 6 riprese, sarà un buon test per De Mollari, che cerca di risalire la china e di ritagliarsi una chance a livello tricolore dopo le sconfitte con Ben Corichi e quella più recente con il friulano Santa Croce. Marvin ha bisogno di una prova convincente e di una bella vittoria. Da seguire con attenzione anche gli altri due incontri a livello professionistico, in campo femminile tra Mira Cannizzaro e l'irlandese Cara McLaughlin e poi tra romano Yeller Vasquez e l'inglese Ati Scherer. Ma la serata proporrà anche 8 combattimenti categoria Elite Youth, che vedranno salire sul ring diversi atleti della Box Giuliano: Audio Sui, Giada Pacini, Matteo Lorenzo Garibaldi, Davide Salvatori e Michele Bachi, oltre a Stefano Cipolla della Box Stiava. In questo caso affari puntati sul rientro dell'Enfant du Pays Samuele Giuliano, più volte campione italiano a livello giovanile, ma che manca dal ring ormai da diversi mesi a causa di un fastidioso infortunio ad una mano. Il suo avversario sarà Michele Santoli dell'Audax Box Metauro, tre riprese da seguire con particolare interesse e che dovranno farci capire a che punto è la condizione fisica e tecnica del 19enne gigante di Borgo a Mozzano.